Incidente questa mattina, lunedì 8 ottobre, intorno alle 8.30, sulla provinciale 13 tra Salasse e Valperga. A scontrarsi in modo violento un Opel Corsa e un camion frigo. Secondo una prima ricostruzione, pare che il camion stesse superando una Fiat 500 proprio mentre stava arrivando l'Opel e che, poco prima di scontrarsi con quest'ultima, abbia tamponato la 500. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, l'elisoccorso del 118 e la polizia locale. In seguito all'impatto, la Corsa è finita nel fosso che costeggia la carreggiata, addossata al muretto di un'abitazione, mentre il camion ha terminato la sua corsa vicino alla vettura contro la cancellata. Ferita la giovane sull'Opel, una 25enne di Valperga, che è stata ritrasportata all'ospedale CTO. Illeso il conducente del camion, un 40enne di Bricherasio, così come la donna alla guida della Fiat 500, una 56enne di Salassa, che è stata portata all'ospedale di Quernier per accertamenti. La 500 bianca lassù, lei rallenta perché c'era un camion che doveva girare su di questa praticamente cosa. Ah, perché ha preso anche la 500? Sì, 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 perché il camion ha fatto guarda, decide di superare. No, ma no, vi ricordo che sono abbastanza persone. C'è la figlia di Lillo Adamo. Sì, meno male che si attegnano lui, eh. Se no.